E rieccoci qui con Gears of War 5. Dunque, l'episodio scorso abbiamo iniziato a impersonare Kate, che si è, si può dire, sì, ribellata, ma giustamente, ai comandi di JD, perché deve scoprire cosa le sta accadendo. E su dritta di Marco ci stiamo, anzi, siamo già qua a Nuova Speranza in questi. Anzi, non abbiamo ancora visto, a dire la verità, il laboratorio qua segreto. Per trovare delle risposte, insomma, abbiamo incontrato ovviamente Resistenza, qualche bella locusta come sempre. Io mi sono armato con il lens e l'arma del sorvegliante, non l'ho ancora usata, cioè l'ho usata una volta, ma poi Bloccata. sono morto e quindi ne ho approfittato per tenerla quando davvero serve, servirà. Del, aiutami ad aprirla. Anche se non sembra male. Non è stato fantastico. Luce? Jack, facci luce. Ah, qua è veramente buio. Oh, ok. Ehi, ragazzi, come va? Tempismo perfetto, Marcus. Beh, niente laboratorio vasche di stasi, ma siamo in una specie di prigione. Prigione? Allora state vedendo della roba che non ho mai visto. Da quello che so, Nile Samson, lo scienziato a capo della struttura, usava i figli dei minatori avvelenati dalla produzione per degli esperimenti. Imprigionava i bambini e li usava come capri. Vi avevo avvertiti di cosa avreste scoperto. Potete chiederlo a lui. Cosa? Come fa a essere ancora vivo? Si è conservato sotto forma di IA. Trovate il Ah, laboratorio e troverete Niles. è ve sì, è vero, è vero. È vero, l'IA era lui, sì, la coscienza, la. Jack, apri questa cosa. Marcus, i COG sapevano cosa faceva questo Niles. L'hanno fatto smettere, alla fine. Ma è per roba del genere che non mi sono mai fidato dei COG. Nemmeno quando mia moglie era il capo. Però, vabbè, però comunque, cioè, ne fa parte, però giustamente non si è mai fidato, quindi ha un suo codice Marcus, però pare che il figlio, no? Insomma, non sia proprio così. Ah, qua, no, ho sbagliato, vabbè, lo fa, no, porca, aspetta un attimo, ha tutta la stanza, è ricoperto, cioè, a quel gas. Ho sbagliato tasto prima, ok. Cavacca. Tre componenti. Ah, ne ho ancora 10, ok. Posso potenziare. La trappola non è affatto male. Per ora è l'arma migliore di Jack. Ah, 11. Cos'è? Trappola shock rallenta ulteriormente i nemici. Io punterei su sta trappola shock perché mi ha aiutato. Poi i nemici più deboli li uccide. Quindi direi che è molto utile. Già che vedi che puoi fare. Vediamo. Ah, guarda. Perfetto. Potenziamo altri tre. Potenziamola subito. Ok. Quasi quasi la massimizziamo appena possiamo. Documento. Direttiva dei sovrani 10.345. In virtù dell'autorità conferitami come presidente della coalizione dei governi organizzati, dichiaro che tutte le attività presso il centro di ricerca Nuova Speranza devono essere terminate con effetto immediato. Ordino inoltre che tutto il personale faccia rapporto alla dimora dei sovrani, dove verranno tutti sottoposti a processo e riceveranno il loro giudizio il 13 di fiore. In quanto cittadini di questa coalizione, ciascuno di noi ha il dovere di comportarsi con onore e di osservare i principi di lealtà e purezza, come è stato stabilito dai padri fondatori. Non conosco impurità più grande di quanto concepito nei laboratori di Nuova Speranza. Nessun atto più disonorevole di quella che è infatti l'incarcerazione e la tortura di bambini. Inoltre, le menzogne raccontate dal dottor Niles Sampson e dai suoi collaboratori per proteggersi Siamo da. fermi per un motivo Sì, particolare. perché sto leggendo. Per
per proteggersi da indagini accurate indicano una slealtà gravissima. Dottor Niles Sampson, lei ha abbandonato le sue responsabilità nei confronti della società. Quindi la sua società deve abbandonare lei. Presidente Monroe, la dimora dei sovrani. Sì, l'hanno... Sì, giustamente. Sì, però... Per un po' è andato avanti. Cioè... Per un po' magari faceva comodo, poi quando si sono stufati. Poi è venuto fuori... Tutta fuori questa storia. Ha detto, noi non c'entriamo niente. sì. Aspetta, lì c'è un altro documento. Analisi paziente X3312. Prima di perdere le capacità vocali, il soggetto lamentava frequenti dolori alle articolazioni e ai polmoni, oltre a lancinanti mal di testa. L'esposizione del soggetto all'emulsione è stata massiccia anche prima dell'inizio dei test. Una volta che la ruggine polmonare ha creato metastasi nel corpo del soggetto, la morte è giunta rapidamente. Gli effetti dell'emulsion provocano intenso e immediato stress cellulare, ma altre cellule sono oggetto di mutazioni che potrebbero essere considerate benefiche. Verranno effettuati ulteriori studi. Dottor Niles Sampson. Strano quello. Risalta quel contenitore. Qua... Sembra che Niles avesse una cavia preferita. Stanza di osservazione. Tenevano d'occhio questa bambina. Che bambina? Ah, dici che magari per questo. Sì, poi mi sa che però ha sfondato il vetro. Non si vede niente. Fammi luce. Ah, qui sembra horror sto pezzo. No, lì a dove sono venuto. Ah no, non c'è niente qua allora. Ma questo? Ah no, niente. Cioè risalta troppo rispetto al resto. Qua è chiuso. Ma qua avevamo visto il documento. Ma, mi sono perso, aspetta. La mappa non c'è. Ah, non è che magari... Ah, ok. Ok. È disgustoso. Tutto quanto. Quei poveri bambini. Dovevo scavalcare il vetro. Marcus, chi era questo Niles? Cosa stava facendo di preciso? Roba sopra il mio livello, ma aveva qualcosa a che fare con le locuste. Il che vuol dire che ha a che fare anche con te. Niles, paziente V-134-9. È stata esposta a livelli di emulsion finora considerati senza eccezioni. Fatali. Però non mostra alcuna degradazione cellulare rilevabile, anzi il contrario. Abbiamo deciso di isolare e osservare EV-8409 attentamente, 26 ore al giorno, continuando a somministrare una dose quotidiana di emulsio concentrata. E diciamo che la sua medicina sorride quando la prende, felice di rendersi utile. Ah, aspetta. Cioè è stata esposta all'emulsio che doveva ucciderla, però non le ha fatto nulla. Allora, forse un po' come noi a sto punto. Da pensare. Ma infatti quel pezzo che io poi continuo a non ricordare precisamente se era l'1 o il 3. Il 2 non credo, perché il 2 dovevamo assaltare le locuste, quindi abbiamo fatto tutto il gioco sottoterra. Quindi no. Poi era l'1 o il 3. Che siamo venuti qua e abbiamo trovato quegli esperimenti che poi sono usciti dalle vasche, però poi non se n'è più parlato praticamente, quindi forse l'ha ripreso adesso quel discorso.
vasche di Stasi. Marcus, abbiamo trovato il laboratorio. Bene, ma è meglio se state lontani da quelle vasche. Perché? Che c'è dentro? I primi arrabbiati frutti del lavoro di Niles. Si chiamano Siri. L'ultima volta che li ho visti erano un po' turbolenti. Sì, è vero, Siri. Turbolenti. Ottimo. Turbolenti. Provate Niles, dovrebbe essere vicino. Beh, dovremmo averli fatti fuori tutti, o quasi, in teoria, visto che continuavano a uscire dalle vasche. Con la motosega anche, sì. Perché attaccavano corpo a corpo. Inizio a pensare che Niles non fosse un tipo carino. Niles paziente, RK-6194. La trasformazione finale di RK-6194 ha avuto luogo circa 18 ore prima della sua morte. Una discreta delusione, dato che le cellule del soggetto avevano inizialmente beneficiato dell'esposizione all'emulsion, quasi quanto quelle del soggetto EV-184-9. Dobbiamo affrontare la dura verità. La risposta di EV all'esposizione dell'emulsion potrebbe essere solo un'anomalia, e il dottor Torres mi ha appena informato che le cellule T di EV sembrano particolarmente reattive. Crede che il suo corpo stia invecchiando a una velocità quasi dimezzata rispetto a una bambina normale. Dottor Niles Sampson. Ah. Sì, è speciale. Era speciale quella bambina. Ok. Andiamo. Sono pronta a incontrare questo viscido di Niles. È un monitor, praticamente, se è ancora così. E poi c'erano le torrette, mi pare, sì. Sì. Dunque, hai idea di cosa chiedere a questo tipo? Sai, sulla storia della tua... connessione. Per iniziare, credo che gli chiederò del discorso dei bambini imprigionati. Mi sembra giusto. E poi? E poi... che cosa c'entro io con questa storia? Beh... se quella... o quella bambina è una parente, magari la nonna, non so, o... oppure la, quella specialità che aveva quella bambina, comunque non era... non era l'unica ad averla. Magari è rara, è una vita rara, però... ce n'hanno più soggetti, non so. Boh. C'è vecchia unità dati. C'è un messaggio nascosto sul drive che ha decrittato Jack. Dottor Sampson rappresenta una parte interessata all'interno dell'amministrazione del presidente Monroe. Non siamo influenzati dal moralismo messianico che il nostro presidente ha dimostrato più volte. Siamo più pragmatici noi. A nostro parere, il regalo più grande che possiamo fare a Sera è portare le guerre Pendulum a una fine rapida e decisiva. Per raggiungere tale scopo, siamo disposti a fornirle aiuto e risorse. Al contrario del nostro presidente, siamo capaci di immaginare, di vedere la luce in fondo al tunnel, per dire. Il suo lavoro ha un potenziale troppo grande per essere sprecato. Sono in corso i preparativi per trasferire le sue ricerche in una nuova struttura, al riparo da occhi indiscreti. Monroe ha spie dappertutto. Avrà presto le nostre notizie. Ah, quindi qualcuno poi... no, ma lui, mi ricordo, sì, era sì, la sua coscienza l'aveva trasferita nella IA, nella macchina. Ma poi tutta la sua combricola, mi pare, era andata sulle montagne. Ok, Marcus, è fatta. Cercate un interruttore per attivare il costrutto IA. Poi mettetevi dei cappelli di stagnola. Cappelli di stagnola. Mi pare che era andata su da qualche parte. Marcus, non ha funzionato. Cosa? Ascoltarla.
Ok. Ascoltarla. Avete ascoltato? State ascoltando? Quello è Niles, ancora matto come un cavallo dopo tutti questi anni. Dai, Jack, recupera tutti i file che puoi. Oh, ciao, bambino cattivo. Ehi, non è che Jack si beccherà qualche strano virus? Non lo so. Dagli una pulita quando hai fatto. Oh, merda. Molti file sono danneggiati, ma fanno riferimento a qualcosa chiamato Kadar. Ti dice qualcosa? No. A me sì. Chiedo a Baird di darci un'occhiata. Cos'è stato? Merda! Andiamo, Jack! La purificazione è iniziata. Posso terminare? Cosa? No! Lascia stare! Andiamo! Come qualcuno mi disse una volta. Ciao, ciao. Marcus, questo posto si sta riempiendo di gas! E allora esci! Andiamo! Via, via, via! Su! Andiamo su! Oh, merda! Non va bene! No! No! Non di là! Le scale! Prendiamo le scale! Si sta riempiendo tutto! Via, via, via! Non voltarti! Perdi qua! Dimmi che Jack ha raccolto abbastanza dati da quel folle! Controlleremo lo skiff. Forza, su questo tetto. Kate, arrivano! Sei sicuro della storia del tetto? Vai dall'altra parte! Aspetta, arriva uno. No. Attenzione. Da che parte devo andare? Di qua? Ah. Dadel, c'è lo sciame! No, non posso fargli la mossa. Tanto pare. Aspetta. Ecco. Oh. Li abbiamo presi! Posto. Allora muoviamoci! Del, giù di qua! Aspetta, mi avvicino. Bell'assist, Jack! Ok. Oh, c'è un cecchino. Aspetta. Esatto. No. Ha fatto in tempo ad aiutarlo, porca vacca. Ok, quello è morto. Posto. Da quell'edificio allo skiff. Aspetta, che lì. Ok. Mettiamo la trappola, va. Maia. Salta in aria, perfetto. Però non si capisce come cammina. Come striscia. Cazzo, no, muoviamoci! Posto. Ok. Aspetta, di qua c'è qualcosa. Cerchiamo di evitare il gas però, No. Fa vedere. Ci sono delle munizioni, ma c'è il gas. No, fammi. Non scende. Ah.
così. Questo no. Qui è pieno di gas, quindi direi di no. Andiamo di qua per forza. Corriamo. Forza, da questa parte. Ritiro quanto detto in precedenza. Nuova speranza. Non è un bel posto. D'accordo. Direi che ne ho avuto abbastanza per oggi. E per domani. Per sempre. Torniamo allo skiff e vediamo se abbiamo una pista. Kadar, la fonte di tutto. Ehi, ragazzi, siete usciti? Sì. Quei dati sono serviti a Baird. Tantissimo. Prima che l'ultimo scienziato se ne andasse da Nuova Speranza, hanno inviato un messaggio da un laboratorio sul Monte Kadar, noto come capitale delle locuste. Ok. Ho combattuto molto in quel posto. È la prima volta che sento di un laboratorio. Beh, è positivo, no? Per noi. Se lo dici tu. Il problema è che il punto di origine del messaggio è cifrato. Va bene. Tracciamo il messaggio fino alla fonte da ogni torre di comunicazione. Ah, sapevo che saresti stato utile in qualche modo. Uscite e vedete se trovate delle torri per tornare sulla pista. Ah, forse certo, devo tornare dove c'era quell'apertura. Adesso vediamo. Diario di Lena. Abbiamo invitato a malapena l'assalto dello sciame alla nostra nuova casa, ma poi Freddy si è beccato una pallottola di un dannato DB al deposito Jameson. Che ci fate qui, COG? Ormai è morto. Siamo rimasti solo io e Nosco adesso. Che disastro. Ne ho parlato con Nosco. Domani mattina proveremo a chiamare aiuto. Dobbiamo controllare le torri radio. Inizieremo con quella più a nord. Forse ce n'è ancora una che funziona. Ma non ci conto troppo. Nosco continua a chiedermi, Lena, perché ce ne siamo andati? Perché pensavamo che le cose sarebbero state migliori? Non so cosa dirgli. Erano del villaggio dello zio, Lena e Nosco. Questo diario dice che il loro accampamento è stato spazzato via e sono scappati qui, ma li hanno attaccati ancora. Dovremmo trovarli e dire loro dello zio. Ah sì, la missione secondaria di prima. No, prima non mi era sfuggito quel documento. Quindi c'è un altro accampamento... questa zona, fa vedere. Allora, Nuova Speranza fatto, accampamento degli estranei. Dobbiamo andare qua. Esatto. E quindi adesso vedremo quest'altra area. Allora, queste torri di comunicazione dove sono? Dobbiamo salire, ma quel cancello non ci fa passare. Aspetta, ricordi quel livello di sicurezza che ti dicevo? Quello che non sapevo esistesse. Jack ha trafugato un codice di bypass da Nice. Possiamo superare il cancello. Ah. Ok. E magari sono oltre quel... wow. Quel cancello. Che non lo so. Non... no, magari do un'occhiata veloce qua per vedere se c'è qualche altro accampamento, magari. Tipo qua. No, qua... ah no, qua è la grotta, ok. Qua è la grotta, aspetta. Qui non c'è niente. Qua non c'è assolutamente nulla. Ok, e qui... è da dove siamo partiti, praticamente. Sì, no, sto guardando. Sì. Esatto. Allora, andiamo dove c'è il cancello, magari. Oltre quel cancello c'è quello che stiamo cercando. Bene, ecco il cancello, parcheggiamo. Parcheggio. Bene, okay. Passiamo per questo coso. Ok, Jack, vedi se quel tuo codice funziona. Direi di sì. Ci siamo? I vecchi
CG non ricevono il giusto merito per i progressi con i cancelli enormi. Ne ricevono anche troppo. Forza, sblocchiamola. Sì, non a mano, penso. Dobbiamo passare e sbloccarla da dentro. Immagino. Ok. Vediamo un po'. C'è a distanza. Do un'occhiata quassù. Ho visto. Infatti. Facciamoli fuori, poi penseremo al cancello. Solo lui c'era. Ah no, ok. Qualcuno mi aiuti! Ah, mi ha preso? Porca vacca. Ci penso io. Cavolo, ho fatto a prendermi, ero coperto. Dai! Ah. Perché ce ne sono altri due? Ah, porca vacca. Male c'è lui, va. Ti sono debitrice! Se io faccio così. Trappola shock. No, l'ha fatta giù. Vabbè. Che cavolo è esploso? Che non l'ho visto. Sto guardando la trappola. Vabbè. Fammi rifare. Esatto. Allora. Così. Poi, mi sa che qua devo cambiare arma, Per forza. No. Se no non li prendo. Kate, c'è chi in alto. Lui posso anche fuori. Colpirlo così. Ok, lui sicuramente così va bene. Poi. Quello là. Mi serve aiuto. Ma vedi, ma figa, hanno una mira, la madonna. Arrivo! Cioè, aspetta. Siamo a terra! E la Mizza, stavo mirando. Mazza, li hanno fatti letali qui, proprio i cecchini, Qualcuno mi aiuti! Ah, ma non riesco a uscire dalla ecco. Non riesco a uscire dalla copertura, incredibile. Allora aspetta, proviamo a cambiare. Vabbè, qua. Cioè, prendo... Prendo il fucile. Ok. Prendo il fucile. No. Fucile. Ok. Vado su per forza, se no non penso. Ok. Qua posso. Facciamoli fuori! Poi penseremo al cancello! Far fuori. Ok. E l'altro era di lì. Eccolo lì. Lascialo sparare, ok. Perfetto. Adesso, eccoli là, ok, perfetto. Sto qua. E... No. No, non esco. E il fatto è che... No. E devo essere veloce. Urca. Ok. Aspetta. Ah, non è... ah, ma è un Sion forse, no? Sì, è un Sion. Ah, ecco cosa mi ha colpito prima. No. Granata! Ok. Mi sembra morto. Occhio. Beh, devo andare un po' sulla fiducia. Aspetta, capito. Aspetta. Ok. Posto? Sì, sembrerebbe di sì. Ok, presi tutti. Mi riprendo. Ora pensiamo alla storia del cancello. Mi riprendo la mazza, cazzo. Allora. Cavacca. Allora, cosa pensi che troveremo dall'altra parte? Spero la verità. È una spiegazione più completa, possibilmente, perché pare che appunto lei ha questo dono, il COG lo sa già, tutti lo sanno, tranne me. Non me l'hanno spiegato esplicitamente, non mi piace sta cosa. Cioè, l'ho capito, non è che non l'ho capito, però preferisco che mi venga detto.
che debba capirlo io. Per vie traverse. Ah, qua forse era. Cosa cercavamo? Ah, qui. Jack, vedi se apri il cancello. Qua ci sono dei componenti. Bene. Ecco fatto, si apre. Bene, cancelli aperti. Torniamo allo skiff? Sì. A meno che tu non voglia andare a piedi a quelle torri. Sì. Devo dire... no, non è il caso. Sì, praticamente forse stiamo seguendo il sentiero di quelli là. Quelli là l'avevano detto che erano andati su, sulle montagne. Forse sul Monte Kadar, proprio. A rifugiarsi. Dammi sta roba, scusi, Ok. Qua non avevo visto tutto. Allora, prendo lo skiff. No. Vabbè, uguale. Ma per ora... no, a parte che me le ha tolte, dai. Ma forse perché sono morto. Avevo messo delle armi sullo skiff, vabbè. Vabbè, io non ne metto altre, Le avevo messe così. E guarda, una torre di comunicazione più avanti. Speriamo che uno dei messaggi di Nuova Speranza sia passato di lì. Anche se fosse, ci servirebbero i dati di due torri. Una non basterebbe per capire da dove provenivano i messaggi. E allora iniziamo. Esatto. Vabbè, ma io intanto guardo in giro. Allora, dove dobbiamo andare lì? Quindi andiamo dalla parte opposta. Che dobbiamo trovare... che l'accampamento di quelli là. Oscar non aveva una motoslitta, qualcosa con riscaldamento. Non troveresti mai del carburante quassù. Uno schifo come questo è l'opzione migliore. Sì, forse. Vabbè, ma se sei lì fermo non ti lamentare. Vedo un'altra torre. Ecco, abbiamo trovato anche l'altra. Ok, quindi sappiamo dove sono adesso, vero? Ce le hai segnate? Non ce le ha? Sì, questo è di qua. Torre radio est. La radio ovest era di qua. Non l'ha segnata però. Forse mi avvicino un po'. Comunque lì, vabbè, si vede. Ehi, Derrick d'assalto COG, dietro a quegli alberi. Luogo delle vecchie gru. Fa vedere. E infatti, va che mi ha segnato qualcosa. Fammi andare a vedere. Ma qui? Non è la strada per la torre questa, siamo sicuri? No, dice punto di domanda, non andiamo. Aspetta. Ok, cerchiamo. Forse c'è della tecnologia di raffreddamento. Ok, capo. Qua c'è una medaglietta. No. Piastrina delle locuste di Krav. Tradotto in lingua lingua di Tyrus. Kravgurst. Per regina, per trinità, per orda. È proprio un loro... ma pensavo fosse... non è un sentiero questo. Pensavo fosse un sentiero. Di qua magari. Andiamo qua su. Proprio una loro collana. Dai. Quindi missione secondaria. Come facciamo a sorprenderli? Che non c'è più. Aspetta, sì. Devo solo fare su, ok. Capito. Non mi ricordavo più. Sì, ma uno. Che gli altri, cioè. Due. Incredibile. Quello è fisso lì, mi sa, è un cecchino. Andiamo di qua.
Questo è fisso. Ok. Dai, che riusciamo. Guardate, sono pieno. Li ammazziamo così. Aspetta, no, lì si guardano la vicenda. Questo si... ah, questo si gira. Vabbè. Era chiaro. Cos'è? No. No, non volevo. Kate, c'è un sorvegliante! Cavolo. Arrivo! Cos'è? C'era un... qualcosa, aspetta. Fammi posto. Vabbè. Uso... cos'è? Aspetta. Porca vacca. No. La mossa, Jack. No, in faccia. E adesso uso... aspetta. Ma non riusciamo corpo a corpo. Aiuto. Eh no. Aia. Dobbiamo rifare. Perché ho fatto... cioè, volevo premere X e ho premuto X prima. Però mi ha preso l'arma. Non mi ha attivato la cosa da attivare, diciamo. No, c'era un qualcosa da attivare. Vabbè, riproviamoci. Riproviamoci, va. Oppure, non conviene affrontarli. Perché se li qua sono ben coperto. Secondo me conviene affrontarli così, dai. Sono ben coperto. Sto qua. Aspetto che vengano loro. Guarda, giusto lui, possiamo attaccarlo alle spalle. Ok. Ok, magari... ah no, quello era fisso più o meno, quindi è un po' difficile. No. Com'è no? Aspetta. Ok. Poi possiamo uccidere qui. Anche qua, guarda, qua va bene. Beh, un cecchino questo era. Li prendiamo da qui. Però possibilmente, ecco. Prendiamo le munizioni e li secchiamo da qua. Allora. Magari prima il cecchino. Ci hanno visti, abbattiamoli! No. Kate, c'è un sorvegliante! Ok. C'è un altro cecchino. Questo si sta avvicinando qui. Ci pensi tu? Ok. Aspetta, dobbiamo occupare di lui. Devo togliergli la maschera. Ah, l'ha tolta. Ok. Via. Il sorvegliante sta facendo il giro. Ottimo. Mettiamo la pistola. No, si sta parando. Aia. Devo... ce l'ha proprio con me. Aspetta. Non è che è morto quasi. Aspetta. No. Stai fermo. Oh, bene. Perfetto. Mazza. Non mi serve la mazza.
arrivo. Ecco. E qua. Aspetta, ritorno su. Munizioni anche per fucile da distanza. Bene, prendo anche questo. Sì. Ce ne danno poche. Vieni qua. Dove vai? Non posso correre. Vieni. Okay. Ah, mancava solo lui. Bene, sono tutti a terra. Serve qualcosa che raffreddi. Guarda, c'è pieno di neve qui. Lui era quello per il vapore, secondo me. Fucile. Va bene. Sì, dai, teniamoci il fucile. Questo, forse. Componente dell'attuatore della trivella. Un componente attuatore di una trivella. Sembra faccia parte del sistema di raffreddamento. È un qualche tipo di pezzo che direi ti ha reso molto felice. Bene, è un pezzo del sistema di raffreddamento. Ricordi quegli appunti di ingegneria? Proviamo altri di questi pezzi e potenzieremo Jack. Forse ne manca uno. Jack non vede l'ora. Lo senti anche tu, ok? È di in alto. Lo sente, io lo so. Ok. Prendete tutto prima di tornare allo skiff. Aspetta, lì in alto. Come? No, non ci arrivo da lì. Non lo so. Qui non scavalca. Come arrivo lì? Fa vedere. Io non vedo strade, Non mi sembra. Fa vedere la mappa. Ok. Questo pezzo assomiglia già più a un open world, devo dire. Ti fa esplorare. Missioni secondarie, missioni principali. Hanno voluto aggiungere sta cosa. Beh, non è male. Non è male. Un po' per variare ci sta. No, lì in alto non lo so. Non lo so, ma a parte che quello forse ricaricava le granate. Sì, oddio, una fa sempre comodo. Però vabbè, dai, andiamo. Non stiamo a diventare matti. Aspetta, di qua. Del, vieni. Ok, quindi qua abbiamo visto. Continuiamo il nostro giro. Guido io. Abbiamo guidato sempre noi. E fammi guidare. Continuiamo il nostro giro. Qua c'è un altro punto. Torre radio nord. Ok, quindi qua è una torre radio, va bene. E vediamo, me l'ha segnata sicuramente. Infatti. Infatti, quindi nord e est. Ok. Allora, continuiamo. Poi le prenderemo per ultimo. Lì c'è qualcosa. Aspetta. Questa qua, cosa sono? Ah, no, è un pezzo di... lamiera, va bene. Ah, guarda, là c'è un altro punto. Vabbè, per quello almeno sono visibili, dai. Laggiù, un condor schiantato! Non devo diventare matto. Marcus, sai qualcosa di un condor schiantato qua giù? In realtà le eruzioni di vento ne hanno fatti fuori un po'. Forse troverete qualche cazzata utile in quei cosi. Ok, daremo un'occhiata. Oh, però lui è sempre disponibile, quindi è libero. Non sta facendo nulla, forse. Ma guarda. Ok. Overkill. No, cosa che... No, mi tengo sta roba, decisamente. Sì. Bene, il resto del relitto deve essere di qua.
Luogo dello schianto del Condor. Missione secondaria. Le capsule ancora chiuse. Questo cos'è? Ah, tricolpo, ah. E un altro componente. Cittadino, ma la tua arma. Ne ha preso, perché ci ha attaccati? Non è corrotto. Forse è disconnesso dal comando. Non ci vede come COG. Il relitto è più giù. Insomma, sti robottini. Laggiù, Bibi. Almeno non sono reietti. Io non lo direi, però, Questi robot danno più noie e problemi che utilità, cioè. C'hanno sempre sparato addosso, cioè, non lo so. Ho abbattuto un nemico. Escono! Hanno più colpi. Aspetta, dov'è? Bravo. E altri! Dove? Ah! Guarda anche lì, Infatti. Voglio farli fuori tutti, tanti saluti. Granata shock. No, no. Ah! Kate, dei DR1! Oh, merda! Oh la madonna. Oh, mi stavo andando a coprirmi. Forse quello mi ha attaccato alle spalle. Vabbè. Facciamo. Il resto del relitto deve essere di qua. Allora, prendo il tricolpo qua. Poi lui si attiva. Ma dopo che prendo questo si attiva. Cittadino, perché ci ha attaccati? Non è corrotto. Forse è disconnesso dal comando. Non ci vede come COG. Attenzione. Laggiù, Bibi. Almeno non sono reietti. Ok. Attenzione. Aspetta, seguti. Questi si attivano. Meglio attivarli. Meglio attivarli tutti, sennò. Dove fare? Ok. E altri! Aspetta. Oh. Sono ferita. Cavolo. Ti vedo. Ecco, grazie. Ok. Poi arriva quello più grosso. Sì. Da me. Andato. Poi arriva quello un po' più grosso. Vabbè, vedo. Ci sono altre. Eccoli! Ah, madonna, non l'avevo visto. Attenzione! Là la capsula, l'ho vista da quella lì. Ecco. Kate, dei DR1! Aspetta. La testa dura, eh. Ah, adesso scoppia. Aspetta. Ho abbattuto un bersaglio. Ok, dovrebbero essere finiti. Perlustriamo questo affare. Questo non si attiva. Va bene. Munizioni. Sono finiti! Ma questo? No, dov'è una copertura? Sul serio? Un cazzo! Sì, Marco poteva anche avvisarci! Sai che fare? Spariamo ai motori! Dove sono? Ah, ho capito. Ok. Madonna, mi ha preso lo stesso. Aspetta, che io mi dimentico sempre di premere A.
Ti serve aiuto! Vabbè. Cavolo. No, dai. Oh, che... Okay. Ah, Jack, wow, Jack. Grande. Aspetta, qua, qua. Sarò al sicuro qui. Aspetta. Proviamo la pistola. No. Aia. Cavacca. Mamma mia. Aspetta. Ma alla fine sa che è meglio Simple Lens. La Madonna, mi ha preso col missile, vabbè. Ah, ok, mi fa rifare, meno male. Sono finiti. Aspetta. E niente. Sul serio, un Kestrel. Sì, Imbar, fammi avvisarci. Fammi vedere. Sai che questo fare, i motori. Magari è più efficace. Forse sì. Praticamente la sua, le sue armi. Cioè, lo prendo anche. Finiti i colpi. Dammelo. Cavacca. Ok. Madonna, questi missili, mo. Vado qua. Sono un po'. Colpi. No, come prima, no, Granata! Andiamo. Sì, ma cosa vuol fare la granata, cioè? Occhio. Dai, precipita. Non ha più molta vita, dai. Aia. No. Zarola. Oh. Viene giù, attenzione. Non male. Porca vacca. Tosto. Che nostalgia. Qua. Dirlo a me. Adesso perlustriamo questo relitto. Dammi, ecco, ridammi tutto qui. Almeno il Kestrel ci ha fornito una via d'uscita. Ah, guarda qua. Jack, puoi aprirla? Forse questo è il componente che mancava. Potenziamento ultimate, rissoso. Danno corpo a corpo triplicato durante lo steam. Questo potenziamento è stato equipaggiato automaticamente. Ah. Pensa a te. Sembra complicato. Hai idea di cosa sia? Sì, è un amplificatore di segnale. Aspetta, Jack può usarlo. Ha un transistor a tensione bipolare. Se fosse sempre così... Credi di essere divertente, ma lo steam di Jack ha appena ricevuto un bel potenziamento che ci renderà forti, molto forti. Quindi, se voglio attaccare corpo a corpo, mi conviene usare lo steam, in sostanza. Pisco più duro, vabbè. Cosa abbiamo? Munizioni le ho. No, qua niente, quindi qua... C'era solo...
Vabbè, per questo potenziamento sta zona abbiamo completato, ci ha detto. Quindi no, il sistema di raffreddamento sarà da un'altra parte, va bene. Allora niente, torniamo allo skiff. Ok, di qua. Sai a cosa penso sempre? Al primo giorno che siamo arrivati al tuo villaggio. Credevo che mia madre vi avrebbe uccisi. Sei stata la prima persona ad accettarci. Te ne sarò sempre grato. Beh, avevo bisogno di facce nuove. E ora siamo finiti. E non vorrei nessun altro al mio fianco. Attenzione. Pensavo che si era instaurato del tenero tra JD e lei alla fine del quarto, e invece poi vedi, cambiato tutto. Va bene, siamo tornati fuori. Possiamo cosa fai? Possiamo continuare la nostra esplorazione.